Questo programma è offerto da... Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige. Solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata. Gol segnati e 0 punti conquistati, è questo il record negativo dell'Elicata che dalla trasferta di Paternò contro il comprensore normanno torna ancora con le pive nel sacco. Ciò nonostante la squadra ha dato una buona prova di esserci in campo, di giocare, di lottare su ogni pallone, è riuscita a mettere a segno 2 gol, ma purtroppo ancora una volta la difesa ha fatto acqua e i gol subiti sono stati 3. 0 punti, Elicata ultimo in classifica. Dire che la gara era cominciata bene con i gialloblu in vantaggio 1-0 con uno splendido gol di Ricco Bono, ma poi le cose si sono messe male. Alla fine contestazione da parte degli ultras che erano arrivati a Paternò speranzosi di conquistare i primi punti esterni della stagione e la richiesta poi reiterata in un comunicato stampa di dimissioni del tecnico e del direttore sportivo Cammarato. Non sappiamo cosa succederà, la società rimane in silenzio stampa, ma è chiaro che in questi primissimi giorni della settimana ci saranno dei vertici per capire il da farsi, soprattutto se mantenere lo staff tecnico che ha iniziato la stagione e se non intervenire nel mercato degli svincolati. Ma andiamo, prima di vedere gli highlight di Paternò Licata, di comprensore normanno Licata, andiamo a vedere cosa è successo nei campi della Serie D con i risultati della sesta giornata. Agropoli Nissa 1-0, Città di Messina Cosenza 3-2, Comprensorio Montalto ACR Messina 1-1, Comprensorio Normanno Licata 3-2, Gelbison Savoia 3-1, Noto Acireale 1-0 per i Granata per la prima vittoria del loro campionato, Palazzolo Cavese 3-1, Ribera Ragusa 2-2, Vibonese Sambiase 2-0. Dopo 6 giornate la classifica dice che in testa c'è la Gelbison con 14 punti all'attivo, segue il Cosenza e la CR Messina con 13 punti, Savoia 12 punti, Ragusa e Vibonese 11, Sambiase, Città di Messina 10 punti, Agropoli 9 punti, Comprensorio Normanno e Comprensorio Montalto 9 e 7 punti, Ribera 6 punti, Cavese, Noto, Palazzolo, Acireale 4 punti, Nissa 3 punti, fanalino di coda il Licata con appena 2 punti in 6 gare effettuate. Ma andiamo a vedere il servizio di comprensorio normanno Licata 3-2 in quel di Paternò. Vediamo. Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata. Sono stati il fattore in più nel derby tra Paternò e Licata, vinta dai padroni di casa in maglia bianca per 3-2. Una gara lenta nel primo tempo che non ha regalato emozioni. Le uniche azioni sotto porta hanno prodotto però le 2 reti con cui si è conclusa la prima frazione di gioco. Al quarto d'ora è Licata, che sembra giocare con maggiore grinta e riuscire a trovare gli spazi in campo, a cambiare la situazione. Scende con decisione in area avversaria e va in vantaggio con Ricco Bono. L'atmosfera al Falcone Borsellino si surriscalda anche se il Paternò non sembra riuscire a trovare lo stimolo giusto e a tratti sembra anche confuso. Poi la situazione si sblocca e a 4 minuti dalla fine del primo tempo Sani entra pericolosamente e atterra un difensore del Paternò. Per il signor Fornò di Roma è rigore, trasforma Savanarola. Il primo tempo si chiude sull'1-1. I 15 minuti di pausa, o verosimilmente le parole che Pippo Strano proferisce ai suoi negli spogliatoi, scuotono nel modo giusto il Paternò, che appena 6 minuti dopo il fischio d'inizio del secondo tempo segna di nuovo sul rigore per un fallo di sempre vivo su Mandarano. A siglare il secondo gol è sempre Savanarola.
Il Licata non è più incisivo e la gara sembra predestinata a finire a favore del Paternò quando Riccobono viene atterrato in aria da Caldarella. Rigore, il terzo della giornata. È lo stesso Riccobono a siglare il gol del pareggio, 2-2. La partita a questo punto sembra finita sul pari, ma se tutto il secondo tempo si è giocato in modo vivace, a ritmi intensi, gli ultimi minuti di gioco non possono non regalare ancora emozioni. Al 78esimo segna Mastro Lilli e al Falcone Borsellino si festeggia con i tifosi. E abbiamo visto quanto successo ieri a Paternò con il Licata che era passato in vantaggio e sembrava avesse preso la strada maestra per conquistare i primi punti fuori dal Dino Liotta, ma così non è stato perché per l'ennesima volta i licatesi hanno subito più gol di quanti ne sono riusciti a fare, ne hanno fatti veramente tanti fuori casa, non riuscendo a conquistare nessun punto. Vedremo di capire, perché ormai è crisi nera certamente di risultati, non sul piano del gioco, con un Licata che continua a segnare fuori casa e a reagire, soprattutto quando passa in svantaggio. È successo anche ieri dopo la rimonta del Paternò, ma è un Licata che poi non riesce a concretizzare e a mantenere quanto di buono riesce a fare, soprattutto dal centrocampo in giù. Vedremo cosa succederà in settimana, ma già bisogna pensare a domenica, quando ci sarà un altro derby contro il Palazzolo, altra squadra che non ha iniziato assolutamente bene il campionato, ma che ieri ha conquistato la sua prima vittoria ed è quindi galvanizzata da questo risultato. Ma andiamo a vedere invece cosa è successo negli altri campi della Serie D, con dei risultati anche insomma abbastanza scoppiettanti. Intanto la sorpresa Messina, che non vince contro il Comprensorio Montalto, si tratta della seconda trasferta consecutiva senza vittorie per il Messina, che aveva dovuto cedere l'onore delle armi al Ribera 15 giorni fa con un secco 3-0 e oggi pareggia in casa del Comprensorio Montalto. Messina ACR chiaramente che rimane agganciato vicino alla vetta con il Gebrilson che ha 14 punti, e poi proprio Messina ecco senza 13 punti. Vince invece Città di Messina al termine di una rocambolesca gara giocata al Celeste contro il Cosenza e fa un favore non sappiamo quanto insomma voluto ai cugini della CR. Buona anche la gara tra Ribera e Ragusa, un 2-2 anche in questo caso scoppiettante con diversi capovolgimenti di fronte, e poi dicevamo della prima vittoria del Palazzolo contro la Cavese in casa e della Cireale contro il Noto. Ma vediamo tutti il gol della giornata in questo servizio. Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata. Niente da fare per la Nissa in terra campana, così come contro il Savoia e l'Agropoli a portarsi a casa l'intera posta in palio. Il gol vittoria per i Delfini arriva agli sgoccioli del primo tempo con Dattilo che trafigge il portiere ex Licata Iacono, scatenando la gioia dei tifosi di casa. Il Città di Messina di Rando fa sul serio al Celeste e batte la prima della classe per 3-2. Cosenza, che era passata in vantaggio dopo appena 120 secondi con Fiore sotto misura dopo una parata di Taranto su Arcidiacono. Pareggio peloritano ad opera del solito Tiscione con una bella azione personale in apertura di secondo tempo. Passano pochi istanti e il Cosenza si riporta in vantaggio con Arcidiacono che in contropiede batte Taranto. Il nuovo pareggio lo sigla Giardina direttamente su calcio di punizione. Al 90esimo è Citro a far esplodere il Celeste per il 3-2 finale. A Paola la CR Messina viene fermato sul pari dal Montalto, non basta ai messinesi l'esordio della stella ex Regina e Toro Leon. ACR in vantaggio al minuto 52 con Croce che su azione di angolo è il più veloce di tutti e sigla la prima rete stagionale. Al 75esimo arriva il pareggio dei padroni di casa con Iannelli che supera Lago Morsini in sospetta posizione di fuorigioco. Bella gara al Nino Novara con le due neopromosse siciliane che hanno dato spettacolo. Vantaggio Ragusa al quarto d'ora con Fodoraro che batte il giovane Infantino. Ribera che però ci mette solo 5 minuti a pareggiare con Casisa che trasforma dal dischetto. Sorpasso Ribera con Palazzo che su calcio d'angolo svetta più in alto di tutti e trafigge Ferla di testa.
In zona Cesarini Panatteri la butta dentro per il definitivo 2-2, risultato alla fine giusto per ciò che si è visto in campo. Il Savoia cade per 3-1 sul campo della Jablison e si stacca dalla vetta occupata dai rossoblu, venendo scavalcato anche dalla formazione di ballo della Lucania. Jablison che si porta sull'1-0 grazie a Galantucci con un preciso diagonale. Pareggio Savoia ad opera di Manfrelotti che ribadisce in rete una conclusione di Fontanarosa, respinta da Spicuzza. Passano 2 minuti ed ancora Galantucci porta il suo in vantaggio con una spettacolare sforbiciata. Grimaudo infine chiude i conti per il 3-1 che vuol dire primato solitario in classifica. A Vibo Valentia, così come contro il Savoia 15 giorni fa, sono Saturno e Marasca a regalare la vittoria nel derby calabrese alla Vibonese. Il primo gol a firma Saturno arriva nella prima frazione di gioco al minuto 15. Il secondo gol a firma Marasco arriva invece sul finale di gara al minuto 73. E domenica sarà ancora campionato con la 7ª giornata del calendario che vede in programma le seguenti gare: AC Reale Agropoli, ACR Messina Comprensorio Normanno, Cavese Vibonese, Cosenza Comprensorio Montalto, Licata Palazzolo, Nissa Ribera, Ragusa Città di Messina, Sambiase Jablison e Savoia Noto. Lasciamo la Serie D per occuparci del campionato di promozione. Ha giocato in casa al Calogero Saporito la Sant'Angelo contro la Città di Augusto. Ne è venuto fuori un pareggio che lascia l'amaro in bocca agli uomini di Mister Vedda, che avevano iniziato bene la gara ma hanno dovuto subire la rete della Città di Augusto al 26esimo del primo tempo su una buona azione manovrata partita dalla destra con un bel cross e un colpo di testa che ha sorpreso la retroguardia dell'Licata. Ci è voluto tutto il primo tempo per cercare di bucare la rete ospite infruttuosamente, ma poi nel secondo tempo al 49esimo pronti via e Lulu ha messo dentro con un'azione di prepotenza cominciata sulla tre quarti, si è liberato di un giocatore con potenza e prepotenza e poi è entrato al centro dell'area, ha fatto partire un bolide che ha lasciato poco scampo al portiere. È stato un attacco all'arma bianca da parte della Sant'Angelo che però non è riuscita a bucare il fortino ospite, dobbiamo dire comunque un assalto all'arma bianca ma con idee molto molto confuse. Quindi dicevamo molto rammarico per il Licata, che per la Sant'Angelo che voleva sfruttare il turno casalingo dopo la sconfitta contro la Santa Croce Camerina, ma comunque è una Sant'Angelo che si è mossa bene in questo avvio di campionato e continua anche con squadre quotate come per esempio il Città di Augusta a giocare alla pari. Al termine della gara comunque tutti contenti, anche se c'è stato un vertice improvvisato tra l'allenatore e i dirigenti. Certamente Mister Vedda aveva qualcosa da dire ai propri dirigenti, probabilmente si interverrà quando e se possibile anche in questo caso nel mercato. Ma andiamo a vedere i risultati della 5ª giornata del campionato di promozione: Mascalucia Real Ragusa 2-1, Scordia Santa Croce 2-1, Ellenica Enzo Grasso 0-0, Raridantes San Pio X 0-1, Real Niscemi Atletico Catania 0-0, Sant'Angelo Licata Augusta 1-1, Scicli AC San Filippo 3-1, Sporting Battiati Aquila Caltagirone 0-0. La classifica vede lo Scordia in testa con 13 punti, seguito dall'Atletico Catania e dal San Pio X con 11 punti, poi Sporting Battiati e Sant'Angelo Licata e Augusta 8 punti, Santa Croce, Aquila Caltagirone, Scicli 7 punti, AC San Filippo 6 punti, Real Ragusa, Enzo Grasso 5 punti, Ellenica 4, Rarinantes, Mascalucia 3 punti, Fanalino di Coda, Real Niscemi con 2 punti. E domenica, 6ª giornata che vede in programma AC San Filippo, Rarinantes, Aquila Caltagirone, Girone Scicli, Atletico Catania Mascalucia, Enzo Grasso Sporting Battiati, Real Ragusa Sant'Angelo Licata, San Pio X Real Niscemi, Santa Croce Ellenica. E con il prossimo turno del campionato di promozione è davvero tutto, il prossimo appuntamento con Extra Time, lunedì prossimo, arrivederci.
Questo programma è offerto da... Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige. Solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata.